Fabrizio Corona ritorna sui social e lo fa con un messaggio preoccupante: il mio fisico non è più lo stesso. Ecco cosa è successo. Dopo un'estate di relax in Sicilia insieme alla fidanzata Sara Barbieri, incinta di un maschietto, e il primogenito, arrivano le prime preoccupazioni per Fabrizio Corona e i suoi follower. L'ultimo post pubblicato sui social ha fatto scattare l'allarme sullo stato di salute dell'ex fotografo. È stato lo stesso Corona a tranquillizzare tutti e spiegare che si è trattato solo di un piccolo malore dovuto allo stress di questi ultimi giorni. Ma sono state ore di preoccupazione da parte dei suoi follower per le condizioni di salute dell'ex fotografo. In molti gli hanno consigliato di prendersi qualche giorno di riposo in vista di un periodo molto complicato sia per questioni lavorative che personali, visto che il figlio dovrebbe nascere entro Natale. Il fisico non è lo stesso di prima. Purtroppo il fisico non è più quello di prima e ti devi dare una calmata. Sono 51 e non posso farci niente. È questo il post con cui Fabrizio Corona ha deciso di accompagnare lo scatto che lo ritrae su un lettino di ospedale mentre un medico gli misura la pressione. Niente di preoccupante, ma un piccolo malore che quasi certamente lo porterà a rallentare i ritmi. Purtroppo sono stato male, ha scritto poco dopo rassicurando i suoi follower. Un leggero problema di salute molto probabilmente legato ai diversi impegni di lavoro avuto nei giorni precedenti a questo piccolo intoppo. Come riportato da Tcom24, subito dopo l'estate Corona aveva anticipato l'avvio di diversi nuovi progetti per la sua agenzia e questo stress potrebbe aver portato al malore, superato comunque nel giro di poco. Dal lavoro alla vita privata, mesi impegnativi per Corona. Mi devo dare una calmata, così Corona sui social. Ma sarà davvero così? I prossimi si preannunciano mesi comunque molto impegnativi per l'ex fotografo. Come annunciato da lui stesso qualche settimana fa, sono diversi progetti che riguarderanno la sua agenzia. Ma non è assolutamente finita qui. Entro dicembre nascerà il suo secondo figlio e per questo motivo sarà un periodo molto impegnativo per l'imprenditore milanese. Il suo corpo gli ha dato un piccolo segnale e vedremo se alla fine Corona rallenterà i ritmi oppure continuerà come fatto in questi ultimi giorni, con il rischio di doversi fermare ancora una volta per problemi di salute.